Amici di NewsF1.it, buonasera e benvenuti a quest'ultima puntata, almeno per quanto riguarda le gare live di la nostra rubrica Ruota Libera, il bar virtuale. Non c'è Marco oggi, sono solo, quindi vi farete compagnia voi. Avremo anche un dibattito, se siete liberissimi, chiaramente. Anzi, vi invito a scrivere nei commenti, così almeno instauriamo un non un'intervista, non una trasmissione, ma un botta e risposta tra avventori. Gran premio che si è concluso adesso, finiti ora i burnout tipici di Abu Dhabi. Neanche a dirlo, il cannibale Max va a mettere in cantina, in cascina, nella sua bacheca personale l'ennesimo trofeo stagionale, l'ennesimo record. La Ferrari, che almeno all'ultima gara ha azzeccato, sembrerebbe, la strategia, perché comunque con una sosta sola contro le due di Perez è riuscito Leclerc a mantenere il secondo posto in classifica generale dietro Verstappen, davanti proprio all'altro. Al messicano della Red Bull, Ferrari che con Sainz, il contestuale ritiro anche di Hamilton, va a chiudere in seconda posizione nel mondiale, quindi smorza anche quelle voci che la volevano perdente appositamente le ultime gare o comunque poco competitiva per andarsi a prendere il terzo posto in luogo del secondo in classifica generale per andare a usufruire il prossimo anno in Galleria del Vento di qualche punto percentuale in più di ora, che sicuramente non avrebbe fatto male. Ma tant'è, Gran Premio non particolarmente ricco di colpi di scena, anzi tutt'altro, qualche discreta battaglia. Un Gran Premio che vede anche gli ultimi chilometri, eccolo qui, se state guardando la diretta su Sky anche oltre la nostra, gli ultimi chilometri per Seb Vettel che lascia il 4 volte campione del mondo. Peccato per il ritiro di Alonso, altro personaggione che invece lascia Ricciardo dalla McLaren, che sembrerebbe, almeno così mi è parso di sentire, non ho approfondito, l'anno prossimo potrebbe diventare il terzo pilota in casa Red Bull. Certo, una fine un po' ingloriosa, se vogliamo così, perché alla fine è tornato, se così fosse, è tornato con le orecchie basse, da cane bastonato, la coda fra le gambe, da Helmut Marko e soci, i quali, fossi loro, certo, cercherei un appiglio per riportarlo quantomeno come seconda guida, nonostante il contratto di cui sicuramente è forte Checo Perez, appena rinnovato peraltro quest'anno. Peccato, perché sicuramente secondo me Ricciardo ha ancora tanto, tanto da dire. Mercedes che chiude l'annata un po' in difficoltà, con qualche guaio di troppo in fase in relazione alla propria affidabilità. Qualche piccolo passo indietro, forse anche per quanto riguarda la prestazione. Ferrari invece che si conferma in quest'ultima gara, appunto, come abbiamo detto prima, seconda forza del mondiale. E lo sguardo, il pensiero di tutti è già al 2023, dopo questo lunghissimo e estenuante, quasi un anno praticamente, perché sono passati oltre 250-260 giorni. Manca veramente poco che la Formula 1 ci faccia compagnia ogni santa domenica. E dicevo, i pensieri di tutti sono rivolti ormai al 2023, si è visto anche venerdì. Durante le prove libere, diverse squadre, McLaren, Red Bull e soprattutto Ferrari, andare a raccogliere ulteriori dati e fare qualche test per cercare di incamerare più altri dati possibili in vista della costruzione, della progettazione e della costruzione delle nuove macchine. Alcuni siti specializzati e non già parlano di macchine in produzione, già parlano di pance. Chiaramente noi come al solito non commentiamo queste illazioni perché poi al netto di eventuali gole profonde che sembra tutti abbiano all'interno di Maranello, non c'è proprio più segreto, alcun segreto per loro. Sarà interessante vedere anche come evolverà la vettura, se la base resterà la stessa o se verrà stravolta. Quindi sicuramente c'è tanta carne al fuoco per il 2023. Ecco qui, Salvo, grazie, ecco proprio si vede in questa immagine di Sainz, se non erro, si dovrebbe essere Sainz. La speciale vernice che viene utilizzata durante i test per andare a poi ricostruire tramite scansione i flussi che vengono a contare, i flussi dell'aria, quindi il percorso che l'aria va a fare sulla carrozzeria e sulle ali, sulle appendici aerodinamiche. Anche un fondo con qualche modifica, sempre in ottica 2023. E quindi staremo a vedere come si ripresenterà in astri di partenza, non solo la Ferrari, chiaramente, ma sulla Red Bull non credo ci siano dubbi. Interessante sarà vedere anche la Mercedes come evolverà, visto che comunque ha fatto un grandissimo comeback nel finale di stagione, complice anche una parabola forse della Ferrari. E si archivia quindi l'ultimo Gran Premio della stagione. Se c'è qualche commento, ovviamente Salvo tu mandalo comunque.
E a proposito della stagione conclusa, due parole per Binotto. Binotto che ha commentato proprio in settimana. Avrete seguito sicuramente anche l'intervista che il nostro Marco Asfalto ha fatto all'ingegner Mazzola, che si è detto sorpreso delle voci sbucate così dal nulla su Binotto. Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, i soliti specializzati, le solite gole profonde, i soliti fenomeni del web, già sapevano tutto ancora prima che uscisse l'articolo su Gazzetta, ma non ne parlano perché per rispetto. Poi ovviamente è uscita fuori con una clamorosa bufala, però questo alla fine non se lo ricorda nessuno. Binotto che chiaramente da parte sua si dice soddisfatto, sempre perché secondo lui e secondo a quanto pare tutti i vertici di Maranello, nessuno si aspettava una Ferrari F175 così ben riuscita e così forte, tanto da rimanere lo stessi sorpresi. Per cui alla fine, visto che non ritenevano di dover lottare per il titolo, chiudere al secondo posto per loro è un buon risultato. Il che forse equivale anche a vedere il bicchiere mezzo pieno, ci può anche stare, però sicuramente lascia la mano in bocca, perché una volta che sei lì, perché non approfittarne? Si è vista anche ancora una volta, certo parliamo da un anno ormai delle solite cose, però non è la macchina a livello tecnico è venuta a mancare nella seconda parte dopo la pausa estiva. Tutto quello che è successo prima, il non essere ancora dopo la pausa estiva lì a giocarsela ai punti, se non essere direttamente davanti a Red Bull, è stato tutto, sono stati solo errori umani, del muretto, strategia, qualcuno del pilota anche chiaramente, qualche piccolo guaio di affidabilità che poi alla fine quest'anno tutti hanno avuto, anche tra sì, basta pensare ai primi due Gran Premi delle Red Bull che sono stati disastrosi, i primi tre anzi, perché poi oltre al doppio ritiro nella gara inaugurale c'è stato quello di Verstappen in Australia. Ferrari che però è andata invece zoppicando via via durante la metà della stagione. E eccoli qui durante il retropodio che parlottano. Perez, diciamo, non è riuscito a completare la rimonta, nonostante Verstappen si sia anzi quasi messo lì a lavorare per lui, dando informazioni sullo stato delle gomme, visto che sia lui sia Leclerc andavano su un'unica sosta, dandogli consiglio di spingere a tutta per recuperare il gap, perché comunque, come si è visto poi infatti, Leclerc ha avuto gomma e passo, questo gli va dato atto, per difendersi dagli attacchi di Perez, attacco che tra l'altro non c'è stato, complice anche il fatto che forse nel momento clou la Red Bull si è vista intralciata dalla sorella minore, dall'Alfa Tauri, esattamente da Gasly, che era in lotta per una posizione di rincalzo, neanche tre punti, e alla fine quindi il comeback di Checo, del buon Checo, non è riuscito. Perez e Verstappen, che fino allo scorso Gran Premio erano ai ferri corti, sono volate parole grosse, non necessariamente volgari, ma che comunque hanno fatto capire che c'era qualcosa che non andasse tra i due. Si sono ripresentati qui come se non fosse successo nulla, da migliori amici, best friend forever, con Verstappen che dice che ha anche dato la scia a Perez in prova, cosa che alla fine non è comunque servita, nonostante l'1-2 sulla griglia di partenza, però di fatto sarà un altro elemento di curiosità per il prossimo anno, perché comunque quest'anno Perez, al di là di Monte Carlo, dove tra l'altro ha vinto proprio perché servitagli il primo posto su un vassoio d'argento da parte della strategia Ferrari, sarà interessante vedere l'anno prossimo come affronterà il suo terzo anno, se non vado errato, in Red Bull. Ha detto che il primo anno si è messo totalmente a servizio della scuderia di Verstappen, e che quest'anno invece forse anche lui si aspettava qualcosina di più, però dopo quello che abbiamo visto in queste ultime gare sarà interessante vedere come evolverà la situazione all'interno di convivenza all'interno del box. Detto anche che dovrebbe forse, non sono sicuro dell'ufficialità della notizia, dovrebbe ritornare anche Daniel Ricciardo come terzo pilota. Lascia anche Mick Schumacher dopo due anni, lo scorso anno francamente ingiudicabile anche per via del bassissimo livello tecnico della Haas, che se la giocava forse solo con la Williams in quanto a scarsità di prestazioni. Quest'anno ha fatto vedere qualcosina di buono, ha comunque pagato dazio rispetto al suo compagno di squadra più navigato e con più esperienza, Magnussen,
Però evidentemente i danni che ha provocato a livello anche economici sono stati un filo troppi per Steiner e soci, e alla fine per il prossimo anno gli è stato preferito il buon Hülkenberg, e quindi ci sarà un ritorno di Hülkenberg. Ecco, intanto Salvo ci fa vedere proprio una foto della splendida festa di ieri, che è già cominciata ieri per Vettel, venerdì con la famosa cena tutti insieme ad Abu Dhabi, poi con il giro di corsa, letteralmente di corsa a piedi del tracciato con le magliette d'anche Seb. Vettel che verrà, tra l'altro, sostituito da un altro fenomeno, un altro nonnetto terribile della Formula 1, vale a dire Fernando Alonso. Peccato che quest'ultima gara sia rimasto appiedato sul più bello, stava lottando e non poco per finire comunque davanti al proprio compagno di squadra Ocon, che potrà non essere simpaticissimo, però quest'anno si è rivelato molto molto solido e sicuramente un pilota che, al netto di qualche errore, quando la macchina c'è e non lo tradisce, porta sicuramente punti pesanti alla scuderia. Che dire, stagione che si conclude così, quindi con dell'amaro in bocca, visto anche il modo in cui era trionfale e inaspettato, secondo Binotto, con cui era cominciata, però diciamo che ci lascia quantomeno ben sperare per l'ennesima volta per l'anno prossimo. Vinciamo, e anche quest'anno vinciamo l'anno prossimo, come si dice. Speriamo che comunque l'esperienza accumulata sia sufficiente a evitare nuovamente errori strategici che si sono visti quest'anno, considerando che la Ferrari veniva da anni in cui non lottava, non battagliava, non era più abituata alle prime posizioni. Prendiamola così, come una stagione, l'ennesima stagione di avvicinamento a quello che, magari non come dice Binotto, al 2026 per il Mondiale, ma che già dall'anno prossimo, come l'inizio di quest'anno, fino a tre quarti di stagione, se non metà, c'era stata la possibilità di lottare per il titolo, consci che non solo ci si ritroverà davanti una Red Bull come sempre agguerrita, affamata di vittorie e di record con Verstappen e soci, ma anche una Mercedes, scusate, che ha fatto degli importantissimi passi in avanti, che non può essere in nessun modo già tagliata fuori a priori dalla lotta per il mondiale, anche perché Hamilton in questo caso ha più di qualche credito verso la scuderia. E, Salvo, se non ci sono commenti, credo ancora non ci sia nulla, perché comunque purtroppo non c'è Marco e non c'è il nostro solito dibattito da bar. Niente, allora direi che comunque, non essendoci commenti, possiamo anche chiudere qui per quanto riguarda le gare live. Vi ricordo, poi sicuramente torneremo con Marco in settimana, se non questa, la prossima, per una puntata speciale a chiusura del campionato, tirando un po' le somme di tutte le scuderie, di come sia andata la stagione, con qualche asfaltata di Marco e con qualche voto generale. E vi ricordo anche che, nonostante in quest'ultima settimana non ci sia stata la Formula One Garage, riprenderà, perché per alcuni impegni di lavoro dei nostri super ingegneri, riprenderà normalmente dalla prossima settimana e per tutto il periodo invernale, in avvicinamento ovviamente a quello che sarà il Mondiale 2023, come è stato fatto quest'anno. Ogni volta, ad ogni presentazione delle nuove monoposto, ci saranno delle interessantissimi Ci saranno degli interessantissimi approfondimenti tecnici da parte di Alberto Aimar e Bernard Quevedo, e chiaramente già in settimana riprenderanno, salvo, ripeto, impegni degli ingegneri, riprenderanno le trasmissioni, le puntate. Quindi ricordatevi ovviamente di seguirci sempre. Io vi saluto, vi ringrazio anche a nome di Marco. Ripeto, questa non è l'ultima puntata della stagione per quel che riguarda a ruote ferme, ma torneremo in settimana, però vi ringrazio anche a nome di Marco per averci seguito e supportato e supportato per tutto l'anno durante la trasmissione. Ricordatevi sempre di seguirci sul sito, sul news.it, a ruota libera, scusate, giustamente una ruota ferma, errore mio. Ricordatevi di seguirci sempre sul sito f1news.it, su Facebook, Instagram, Twitch, chiaramente YouTube. Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati. Grazie di nuovo, buon fine settimana a tutti e sempre Forza Ferrari. Ciao!